invito il nostro presidente nazionale Stefano Ciafani a fare le conclusioni e dopo veramente 5 minuti, 10 minuti facciamo la premiazione di questi comuni virtuosi, e non solo, abbiamo anche due realtà virtuose, due menzioni speciali, in modo tale che completiamo così il nostro primo Ecoforum in Molise. Sì, io inizio con i ringraziamenti, perché voglio ringraziare sia la Lega Ambiente Molise che i circoli molisani, che con il loro lavoro, non solo per organizzare l'iniziativa di oggi, ma con il loro lavoro che fanno 365 giorni l'anno, hanno permesso di costruire le basi per questa iniziativa, in cui, come avrete visto, abbiamo messo insieme, metteremo insieme nell'arco della mattinata, sia, diciamo, i rappresentanti degli enti locali, quelli più virtuosi, quelli che premieremo, sia i rappresentanti degli enti locali che devono muovere le leve del cambiamento, e adesso a breve dirò quali leve, ad esempio, la regione deve usare, non può usare, deve usare. Mettere insieme anche le imprese, perché tutto questo, l'economia circolare, cioè la chiusura del ciclo rispetto al vecchio modello dell'economia lineare che produce rifiuti, quella è circolare, non dovrebbe produrne, si può fare solo attraverso il lavoro che le società, quelle pubbliche, quelle miste o quelle private permettono di fare attraverso la chiusura del ciclo, attraverso l'impiantistica e modalità gestionali ottimali. Ringrazio anche l'ufficio di Milano, Laura ed Emilio, che insomma hanno accompagnato questo percorso associativo. Noi abbiamo organizzato l'Ecoforum nazionale a giugno a Roma, e alla fine, insomma, entro il prossimo mese arriveremo all'organizzazione di 18 Ecoforum a livello regionale, perché insomma è importante non solo parlarne a livello nazionale con i decisori politici nazionali, il governo e il Parlamento, ma bisogna poi scendere sul territorio, e in questo senso sta l'organizzazione degli ecoforum regionali, per discutere poi delle politiche che localmente si devono mettere in pratica per rendere concreta l'economia circolare. Allora io dico tre cose, argomento un attimo, ma saranno tre gli argomenti, i temi che voglio affrontare. Innanzitutto è fondamentale, lo ribadisco, sono stati già fatti alcuni riferimenti che riprenderò negli interventi precedenti, è fondamentale utilizzare la leva economica per spostare i flussi. Qual è la leva economica che bisogna mettere in campo? Bisogna premiare economicamente le esperienze più virtuose e bisogna penalizzare economicamente le esperienze meno virtuose, perché se utilizziamo la leva economica riusciremo a fare velocemente quello che prima si vedeva nel video. Enzo Vergalito ha fatto vedere la serie storica dal 2007 al 2017, facendo vedere il Molise che va molto lento, facendo vedere la Sardegna che è andata lentissima. Nel 2005, quando con Enzo organizzò quel convegno, non ricordo dove, era a Campobasso, non ricordo, era a Termoli, ok? In quell'anno, nel 2005, la regione Sardegna era l'ultima regione in Italia insieme al Molise, aveva il 3-4% di raccolta differenziata. La regione Sardegna oggi è una delle prime regioni in Italia perché ha penalizzato, e questo l'ha fatto la regione, cosa che ho detto anche al governatore prima dell'inizio del convegno, perché oltre a dare i premi economici e le premialità economiche ai comuni per mettere in campo i progetti, la regione deve, ripeto, deve penalizzare economicamente i comuni che stanno al di sotto degli obiettivi di legge, perché se i comuni vengono penalizzati economicamente fanno più velocemente quello che gli prescrive la legge. Purtroppo questo è il paese in cui non bastano le leggi, servono anche le sanzioni. È un paese curioso, speriamo di diventare presto un paese normale in cui bastano le leggi per rispettarle, ma se alle leggi non fanno anche, non affianchiamo le sanzioni, le leggi non sempre vengono rispettate. Quindi i comuni che non rispettano l'obiettivo del 65% di differenziata devono pagare, ad esempio, in discarica tariffe più alte rispetto ai comuni che invece stanno al di sotto dell'obiettivo di legge. Questo è un esempio, questa è la modalità con cui la regione
Sardegna, la Regione Marche e la Regione Abruzzo hanno permesso negli ultimi 10 anni di fare tanti passi in avanti. E se concordo con la proposta che faceva concordiamo con la proposta che faceva la Camera di Commercio, la nuova legge regionale dell'Emilia Romagna sull'economia circolare, che è stata approvata 3 anni fa ormai, quella è un modello da copiare, perché in quel caso è un po' più evoluta la legge regionale sull'economia circolare dell'Emilia Romagna, perché fa pagare i comuni per lo smaltimento in discarica in base non alla percentuale di raccolta differenziata dalla giunta, ma in base a quanti rifiuti porti in discarica. Se porti in discarica, in quel caso, più di 150 kg pro capite all'anno, paghi di più. Se i comuni dell'Emilia Romagna portano in discarica meno di 150 kg pro capite all'anno di rifiuto urbano residuo, pagano di meno. E questa è una nuova modalità, una nuova modulazione dell'ecotassa regionale, che non solo permette di tenere alta la raccolta differenziata, ma permette anche di ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica, che è il criterio che noi utilizziamo ormai da diversi anni per premiare i comuni ricicloni. Non basta fare la raccolta differenziata alta, devi portare in discarica anche poco. Quindi giusto, la regione Molise deve approvare in tempi brevi una legge regionale sull'economia circolare simile a quella della regione Emilia-Romagna, e su questo è fondamentale mettere insieme le varie forze, assolutamente sì, e assolutamente ci siamo per chiedere con forza alla regione Molise, come ho già detto, ripeto, in maniera informale prima dell'inizio del convegno, al governatore. Questo per quanto riguarda la regione, e passo ai comuni. I comuni che sono passati alla raccolta differenziata domiciliare, quelli che ormai hanno raggiunto quei risultati importanti, è fondamentale che oltre alla domiciliarizzazione della raccolta, quindi via i cassonetti, raccolta domiciliare, è importante anche che facciano, anche in quel caso, che utilizzino la leva economica. Allora, le famiglie che producono meno rifiuti, le aziende che producono meno rifiuti, devono essere premiate economicamente, e quindi bisogna mettere in campo, dopo aver domiciliarizzato la raccolta, bisogna applicare la tariffazione puntuale. Se produci più rifiuti devi pagare di più, se produci meno rifiuti residui devi pagare di meno. Questo vale per tutte le utenze, quelle domestiche e quelle produttive. E poi, giusto, per le utenze che non rispettano le regole della buona convivenza, bisogna mettere in campo le sanzioni. Bisogna multare i cittadini o le aziende che non rispettano le regole della buona convivenza. Per chi sbaglia i conferimenti ci sono degli errori che possono essere abbonati, al terzo errore ti faccio la multa. Le aziende che non rispettano le regole della separazione dei rifiuti oppure del conferimento corretto dei rifiuti devono essere sanzionate. Le sanzioni saranno poco popolari sotto il punto di vista elettorale, ma i sindaci, noi e le giunte vengono votati per prendersi responsabilità, e ci deve essere anche la responsabilità di fare sanzioni per chi non rispetta la legge. Quindi leva economica anche in chiave comunale, non solo in chiave regionale. Seconda questione, quindi la leva economica. La seconda questione, l'impiantistica. L'economia circolare si fa in tanti modi, ma non può prescindere da una modalità industriale di gestire i rifiuti. Per mettere in campo l'economia circolare e per arrivare a rifiuti zero in discarica, e speriamo anche negli impianti di termoalizzazione, servono gli impianti di riciclo. Per arrivare a rifiuti zero in discarica nei termoalizzatori servono 1000 impianti, non 0 impianti come qualcuno dice. Bisogna fare rifiuti zero, sì, ok, ma non è che li facciamo sparire con l'astronave di Star Trek i rifiuti. Quindi per arrivare a rifiuti zero a smaltimento bisogna che si facciano le raccolte differenziate nei comuni, che le aziende siano, come dire, predisposte per canalizzare i flussi di rifiuti produttivi che producono, ma poi bisogna fare gli impianti, tutti, quelli per trattare l'organico, quello per trattare i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, quelli per trattare i pannolini, i prodotti assorbenti. Bisogna fare tanti impianti, bisogna fare le fabbriche dei materiali, tutto quello che vogliamo, bisogna fare gli impianti. Questo vale soprattutto per, parlo per il centro-sud Italia, che ne è sfornitissimo. I comuni più virtuosi
della Campania, i comuni ricicloni della Puglia, i comuni più ricicloni del tutto il sud Italia, spesso l'organico differenziato lo portano al nord, negli impianti di compostaggio e di gestione anaerobica per produrre biometano nel nord Italia, perché impianti non ce ne stanno per trattare l'organico nel centro-sud. E questa è una follia ambientale, che portiamo questi rifiuti con dei tir, quindi su gomma, e quindi che emettono gas di scarico, che consumano gasolio e quindi emettono in atmosfera anche gas serra, che rendono insicure le autostrade, che già sono insicure di loro. Bisogna fare gli impianti. Bisogna fare gli impianti in tutto il centro-sud. Quindi rifiuti zero corrisponde a impianti mille. Poi bisogna, ovviamente, ci sono anche modalità alternative per gestire il rifiuto. Se c'è un comune di 500 abitanti che sta sul cucuzzolo della montagna, piuttosto che fargli fare 50 km per arrivare al primo impianto di trattamento dell'organico, e si possono predisporre le compostiere di comunità. Cioè si possono anche prevedere delle modalità diciamo più piccole, che riducono anche gli spostamenti, ma per i luoghi di maggiore produzione di rifiuti a partire dai capoluoghi di provincia bisogna lavorare per realizzare impianti di taglia industriale. Questa è la seconda questione. Terza questione, e poi chiudo: non ci sono solo i rifiuti urbani, non ci sono solo i rifiuti di provenienza domestica, ci sono anche tutti gli altri rifiuti. E stamattina insomma si è parlato dei rifiuti agricoli, degli effluvi zootecnici, si è parlato di rifiuti della pesca. Questa è una regione che insomma non è la Lombardia e il Veneto, ma ha le sue aree industriali. Bisogna fare in modo che anche i flussi di rifiuti industriali siano controllati in maniera preventiva. Ovviamente i lavori sulla simbiosi industriale permettono anche di rendere più controllata la filiera, però diciamo, e queste sono cose che vanno promosse, cioè il rifiuto che esce da un impianto deve diventare il rifiuto all'ingresso di un altro impianto, per appunto evitare di portarli a smaltimento. Serve una serie di norme nazionali, non sto a fare insomma a entrare nei tecnicismi, ma insomma servono dei decreti sulle materie prime seconde, sulla fine del rifiuto, sull'end of waste, che il Ministero dell'Ambiente deve approvare e lo deve fare presto. Alcune cose si possono fare anche localmente: la progettualità che mette insieme le imprese per cercare di rendere circolare il flusso di rifiuti è una. Bisogna fare in modo che i controlli pubblici sulle imprese vengano fatti in maniera adeguata, e nel centro-sud i controlli pubblici non si fanno come nel centro-nord, purtroppo, perché le regioni non mettono nelle condizioni migliori le agenzie regionali di protezione ambiente di fare il loro lavoro, che a volte non ci sono gli strumenti, a volte non c'è il personale dedicato. Bisogna fare in modo che tutte le ARPA in Italia, da nord a sud, possano fare quello che è previsto dalla legge, i controlli pubblici per garantire tutti, per garantire i cittadini dall'inquinamento dell'azienda X o Y, per garantire l'azienda X che rispetta la legge rispetta l'azienda Y che invece la legge non la rispetta, per evitare il dumping economico oltre che il dumping ambientale, quindi la concorrenza sleale. E poi chiudo sui rifiuti della pesca, che sono insomma una delle tante contraddizioni del nostro paese, perché è vero, oggi sei un pescatore, noi abbiamo non distante da qui, insomma, a Manfredonia, all'ingresso del parco del Gargano, in provincia di Foggia, noi abbiamo il nostro centro di recupero tartarughe che ha rimesso in mare in 10 anni 1500 esemplari di tartarughe, 150 all'anno, una ogni 3 giorni. È il centro di recupero tartarughe che fa i numeri maggiori in tutto il Mediterraneo, per i numeri che conosciamo noi. Allora, perché questo è possibile? È possibile perché la Lega Ambiente e i pescatori della marineria di Manfredonia lavorano insieme. Quando i pescatori con i loro pescherecci trovano attraverso le reti, nella rete la tartaruga, non la riprendono e la buttano in mare magari ferita e poi muore, ma la tengono nel peschereccio, chiamano i nostri veterinari, la portano in porto e la consegnano ai nostri veterinari che le curano. È vero, la gran parte delle tartarughe che stazionano per settimane o mese all'interno delle vasche del nostro centro di recupero delle tartarughe spesso espelle attraverso le feci plastica.
c'è stato un esemplare che lo scorso anno ha espulso addirittura un cotonfiocchi intero che aveva nel corpo. Quei cotonfiocchi che dal 1 gennaio scorso, grazie insomma al risultato definitivo di una campagna che Legambiente ha iniziato 15 anni fa, potranno essere fatti solo in materiale compostabile e non devono essere buttati nel water. Anche se sono fatti in modo compostabile, tutti i rifiuti solidi a partire dal fiocco non vanno gettati nel water, perché se li buttiamo nel water finiscono in mare, in spiaggia. Quando troviamo i cotonfiocchi in spiaggia, non sono i bagnanti che si puliscono le orecchie in spiaggia e poi mettono il bastoncino là, no, quelli sono i bastoncini che sono partiti dal water di casa, dal bagno di casa nostra. Quindi lo dico a tutti, giovani e meno giovani, quando ci si pulisce le orecchie in bagno non si deve buttare quel cotton fioc nel gabinetto, nel water, ma va messo nel sacco della spazzatura. Ok, scusate questa piccola parentesi, diciamo, poco britannica, ma insomma, diciamo, ne ho approfittato, visto l'uditorio particolarmente nutrito. Sui rifiuti marini, sui rifiuti prodotti dalla pesca, speriamo di stare a una svolta, perché al più tardi fra 2 settimane, mi ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa, che dovrebbe portare in consiglio dei ministri il disegno di legge salvamare, che tiene dentro sia il divieto per alcuni prodotti usa e getta di plastica, anticipando la futura direttiva europea, sia la possibilità per i pescatori di non fare commettere un'illegalità per fare qualcosa di positivo, perché quando i pescatori prendono nelle reti i rifiuti, se li trasportano verso il porto commettono un reato perché fanno un traffico illegale di rifiuti. Se arrivano in porto, visto che per la legge italiana follemente vengono considerati produttori di rifiuti, devono pagare per il loro smaltimento. Con questa legge che verrà approvata in Consiglio dei Ministri e poi deve essere approvata, speriamo in tempi brevi, in Parlamento, i pescatori potranno fare gli spazzini del mare senza oneri aggiuntivi e senza rischiare nulla, e questo sarà un contributo ulteriore che avremmo dato rispetto alle tante leggi contro l'inquinamento da plastica che il nostro paese ha approvato, quella sui sacchetti di plastica, quella sui cotton fioc, quella che entrerà in vigore dal 1 gennaio prossimo, che vieterà le microplastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo. Insomma, tutte battaglie che siamo riusciti a portare avanti sensibilizzando, informando e poi spingendo il Parlamento e il governo e Parlamento, o a volte solo il Parlamento, ad approvare leggi che permettono di ridurre il problema dei rifiuti. Quindi insomma, sotto questo punto di vista speriamo che al più presto ci possano essere, nei prossimi mesi ci possano essere risultati concreti di quest'altra norma contraddittoria, paradossale, che interessa molto i pescatori, che interessa molto anche noi, perché nel mare non vanno portati i rifiuti che continuano ad andare a oggi, ma il mare bisogna anche pulirlo di quei rifiuti che ci sono già stati, e i pescatori sono uno straordinario protagonista della pulizia dei mari, oltre che uno straordinario protagonista del presidio insomma, di quel luogo che ovviamente è fonte di ricchezza anche per loro. Adesso procediamo alle premiazioni, perché credo che sia importante dare il giusto riconoscimento a quelle